Tredicesima mensilità. Il governo cambia tutto. A partire da dicembre 2023, il governo Meloni avrebbe intenzione di detassare le tredicesime mensilità. Servono, però, risorse per intervenire quest'anno ed anticipare la riforma fiscale. La detassazione delle tredicesime è prevista nella delega fiscale approvata in piena estate in Parlamento. Il governo è attualmente impegnato sulla manovra. È necessario attendere la NADEF per capire il budget realmente disponibile per questo intervento. L'intenzione di detassare la tredicesima è stata annunciata a più riprese, ultimamente, da Maurizio Leo, viceministro all'economia. Ha auspicato la possibilità di introdurre il taglio già a dicembre 2023, il che appare un'impresa ardua. I contratti collettivi prevedono la tredicesima mensilità di dicembre, ovvero una mensilità aggiuntiva calcolata nella retribuzione annua lorda. Contrariamente a quanto succede per le altre mensilità, con la tredicesima non si applicano detrazioni fiscali e bonus. Di conseguenza, la tassazione è più elevata rispetto a tutti gli altri mesi e l'importo percepito risulta più basso. La delega fiscale ha previsto la detassazione, ma come funzionerebbe? Probabilmente verrà introdotta un'imposta sostitutiva agevolata per ridurre la tassazione. In alternativa, si è parlato più volte di un'eventuale flat tax per i lavoratori dipendenti, da applicare soltanto sulla tredicesima. In altre parole, in sostituzione delle quattro aliquote, dal 23% al 43% in base al reddito, si applicherebbe il 15% di IRPEF. In questo modo, le tredicesime risulterebbero più pesanti. Di sicuro, con la riforma fiscale, si potrà intervenire sulle tredicesime mensilità di dicembre 2024 rivedendo lo sconto sull'IRPEF. Per pensare di intervenire sulle tredicesime di dicembre 2023, bisogna prima chiedersi con quali risorse realizzare la detassazione. Si attende la NADEF a fine settembre per capire se l'ipotesi del viceministro Leo è fattibile o meno. Si potrebbe applicare lo sconto sull'IRPEF alla fine di quest'anno intervenendo nel decreto fiscale legato alla manovra. Il governo potrà individuare le risorse disponibili per l'intervento nei prossimi giorni, dopodiché deciderà come investirle. Nel 2023, anno che ha messo in ginocchio gli italiani tra inflazione, caro vita e caro benzina, la detassazione anticipata della tredicesima sarebbe un gradito regalo di Natale. Soprattutto considerando che mancano 6 mesi alle elezioni europee. Che ne pensate della detassazione delle tredicesime? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie.